C'è solo un modo per fare la carbonara. Gli ingredienti sono pochi e semplici. Uova, pecorino, guanciale e pepe. Tutto il resto è un obbrobrio. E dai, e dai, e dai! Benvenuti in questo nuovo video dal vostro Pippo Calippo. Il burino più cringe del web. Allora, oggi mi voglio fare proprio del male. Voglio vedere alcune ricette della carbonara fatte all'estero. C'è il rischio che oggi mancasse davvero. Qui a Roma la carbonara è sacra. Ma prima iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina delle notifiche. Allora, vediamo un po', questa è la carbonara che fanno in Francia, eh? Vediamo. Vabbè, farfalle barì. Ma che è? Allora, già che ci metti la cipolla, partiamo male. Comunque, andiamo avanti. Questo non mi pare manco... Ma che è? Ma che è? No, non ci posso credere. Cioè, cuoce la pasta insieme alla cipolla, col guanciale che guanciale non è, tutto insieme. No, io questa cosa è una cosa allucinante. 15 minuti, e dai, e vai. Ma che è? Ma che ci ha messo? La panna, una crema francese, una panna acida. Questo vabbè, non mi pare manco pecorino, figurati se è pecorino questo. Questo al massimo sarà parmigiano, ma quale parmigiano pure. Metti sopra, pepe, meno male, va. Vai, mischia tutto, vai. Oh, bello, bel piatto, bello. Ah, beh, ci mettiamo l'uovo al centro. Cioè, una cosa da cracco. Bravi, complimenti. Ma che è? Ha messo il prezzemolo? Ditemi che non è il prezzemolo quello. Te prego. Il prezzemolo. Ma... Buon appetit. Ma li mortacci tua. Prezzemolo, panna acida. Hai mischiato tutto. Allora io capisco che italiani, francesi siamo cugini, però non mi dovete toccare la carbonara. Non me la dovete toccare. Mamma mia, mi sta venendo la nausea solo a vederla. Vediamo un'altra ricetta. Allora, vabbè. Oh, allora vabbè, l'olio in realtà non serve, in quanto il guanciale già è grasso, quindi è meglio non mettercelo perché dopo si appesantisce. Comunque vabbè, fosse solo questo, andiamo avanti. Bacon, vabbè, andiamo avanti. Fai soffrigge, va bene, bravo, sì, va bene, sì, è giusto, ecco, bravo. Brava, la toglie perché praticamente se tu lo togli, lo metti da parte, diventa più croccante perché praticamente lo fai asciugare, quindi non si ammolla troppo tra il grasso e l'olio. E questo è giusto, e questo è giusto. Quello era aglio? Era aglio quello? La cipolla, l'aglio nella carbonara non ci va! Vabbè, comunque... Chicken stock, cioè il brodo di pollo. Ci rendiamo conto? Siamo arrivati proprio alla frutta. Il brodo di pollo, ma perché ci devi mettere il brodo di pollo? Vabbè. Sale, black pepper. Allora, il sale in realtà ce ne va poco nella carbonara, perché poi c'è il guanciale comunque assalato di suo, poi il pecorino, poi in più sali un pochino la pasta, insomma, vabbè, comunque. Comunque fino a mo' è allucinante. Vabbè, questi sono i bucatini. I bucatini ci vanno più nella matriciana, ma va bene. 8-10 minuti, vabbè. Non ci va nessuna crema, non ci va la panna, non ci va la crema, non ci va niente. E uova, meno male, va. Vai, mischia, guarda che bello. Sì, 3 minuti. Dai, sì, guarda, già fa cagare. Parmesan pecorino. Va bene. Ci mette un po' di parmigiano e un po' di pecorino. Questo si può fare perché il pecorino effettivamente è un po' forte, quindi c'è chi mette una parte di pecorino e una parte di parmigiano, così smorza un pochino il salato del pecorino. Io comunque ci metto solo il pecorino. Comunque va bene. Va bene. Ma guarda che schifo. Ma è una cosa allucinante, il pepe. Ma ho capito perché si dice stai ovunque, come il prezzemolo, si mette ovunque.
limone. Vabbè, ma questa è una rivisitazione, non è quello... Cioè, state facendo una rivisitazione, eh? State a fare una cosa nuova. Proviamo, eh? Limone. Bello, bravo, magnate sta merda, va. No, è una cosa allucinante. Questa è una cosa allucinante, pure il limone. Mamma mia. Vabbè, allora, vediamo. Mo questa è la carne che c'entra qua. Mo qua che c'entra il tartufo? Ah, tra l'altro, e questa è una cosa che vi volevo dire. Anni fa ho provato una carbonara qui a Roma in un ristorante. Una carbonara con il tartufo. E devo dirvi la verità, è stata una delle carbonare più buone che io abbia mai mangiato. C'era un pochino di crema di tartufo e un po' di tartufo così a scaglie. Era buonissimo, quindi ecco, se dovete fare una rivisitazione... La carbonara col tartufo ci sta benissimo. Provare per credere. Questa è l'unica forse rivisitazione che riesco ad accettare. Quindi uno non lo direbbe mai e invece ci sta bene, ci sta bene. Con le tagliatelle. Ma che? Questo non è guanciale. Che è sta roba? È troppo grassa. Ma è troppo grassa sta carne, no? È una bella carne ma è troppo grassa. Mamma mia, chissà che carne è. La ricetta mi sa che è americana. Pasta? Delizia al tartufo. Ah, va bene, anche la pasta è al tartufo. Vabbè, interessante, anche se la tagliatella, insomma, decisione un po' infelice. Spaghetti. Ma decidete, o spaghetti o tagliatelle. Parmigiano Reggiano. Pecorino se lo scordano in America. Ma che sta a fa? Ma che sta a frullà? Vabbè. Vabbè. Meglio così, no? Mo che è st'altra carne? Ma che sta a fa? Sta a fare i costoletti? L'uovo? Va bene. Bravo. Oh, va bene. Ci può stare. Beh, no. Mazza, ho bucatini bucatoni. Sì, con l'acqua di cottura, bravo. No, no, non sembra male, eh. Sì, però un pochino palliduccia sta carbonara. Ma che c'entra? Perché di nuovo la carne? C'è qualcosa che non va. Ma che? Ma sta a fare il barbecue o sta a fare la carbonara? Ma forse questa è un'altra ricetta. Vabbè, sta a preparare il secondo. La carbonara l'ha fatta, immagino, eh. Bella però sta carne, mi piace. Oh, santo cielo. Ma che? Ah, perché mo sta a preparare i tagliatelle. Aglio, qua sembra l'aglio, ormai, vabbè. Sì. Acqua di cottura, mantechia. Mamma mia. Ma, oddio, mi fa paura sta carne. Ma per... Ma no. Ma no. Sembra che ci ha cagato un biccione sopra. No, tartufo, va bene. Va bene, va bene. No, ma magari è pure buona, eh. Però non è una carbonara. Allora vediamo quest'ultimo. Già te vedo un po' imbacciato, eh. Ma che è? Te rendi conto? Cioè, si rende conto anche lui che sta a fare le ova strapazzate. Vabbè, vediamo. Carbonara, magari. Ciao. Ah, ma sa che devono fare una sfida. Lei la vedo più pronta, eh. Sì, è questa l'unica cosa mi sa che sai fare, mettere il sale. Un po' di più, va bene. Spaghetti, un classico. Vabbè, mo stai a cuocere la pasta, però nel frattempo porta avanti il resto, sennò questo lo vedo male, lo vedo male. Dai, non te sei muove, ma... bravo, va bene, questo lo sai fare. Bene. Parmigiano, vabbè, pecorino, ciao. Ah, pecorino romano, l'ha detto. Vabbè, però un pochino più sottile la... Vabbè. Mozzarella. Mozzarella. La dai, mettiamoci pure la mozzarella. Che cazzo ce ne frega? Tanto sembra formaggio, eh. Questa sta a pensare solo al guanciale. Vabbè, lo mettiamo là. Va bene, va bene. Sì, il pepe insieme lì. Va bene, gira, d'accordo. Te vedo male, lo so. Mo che fai? Sì, va bene. No, no, te prego, l'aglio no. Niente, non ce la fanno. Non ce la fanno. Lo devo mettere per forza st'aglio. Vabbè, fate come cazzo vi pare. Le uova le metti là, perché? No. Mamma mia. Ti sei reso conto? Ti sei reso conto? Vai, butta tutto, vai. Ormai è andata.
Pure il cameraman ha detto, guarda che mi tocca vedere. Vabbè, basta che te pagano, ma che te frega. Tanto secondo me non se la mangia nessuno sta carbonara lì. Ti vedo troppo impacciato, figlio mio. Lei è più sicura di sé, però l'aglio no. La pasta è... Pensa più alla pasta che al resto. Vabbè, ognuno ha le sue. Ma non ti preoccupare, che va bene. Ryan, che è? Niente, non riesce manco a piare lo spaghetto. Ma che è tutte quelle bolle? Ma che ci hai messo, il sapone? Niente. Ma troppo, ma... Che shampoo hai usato? No, niente. Oh, meno male che ha preso... Ah, dice... Ha detto, vabbè, dai, che è pronta. Ma sì, ma che ce frega. Mo che fai? Vabbè, l'acqua di cottura è fondamentale. Che è successo? Va bene. A freddo si mette perché già la pasta è calda. Se no, facciamo veramente una frittata. Vabbè. Non sembra male dall'aspetto. Insomma. Forse un pochino più di sugo, però. Che fai? Vai. Oh, com'è? Ma che te ridi? Mamma mia. Manca la mensa scolastica. Eccolo, il prezzo è... per forza, dai, mettiamocelo sto prezzo. Ma che ce frega, dai. Mo che fanno? Solo provano a vicenda. Sta di... Ho fatto una merda. Magnatelo comunque, dai. Gli sta di... È buono. Ma dentro di sé chissà che sta pensando. Mamma mia, come rovinarsi un pasto. Guarda questo. Ma perché ci ha messo il prezzo? Te sei proprio fregata alla fine, te sei. Mamma mia, vabbè. Io credo che sta cosa del prezzemolo, ci sto a pensare. Io credo che sia dovuto a un fatto dei colori. Perché all'estero magari dicono, vabbè, giusto giallino, un pochino il guanciale gli dà un po' di rosso. Perché non ci mettiamo anche il verde? D'altronde stiamo più o meno a fare la bandiera dell'Italia. Vaffanculo. L'aglio e il prezzemolo. Terribile. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e un commento e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bambule!